Fabrizio Pulvirenti entra nella sala stampa dell'ospedale Spallanzani circondato da medici e infermieri, gli stessi che lo hanno curato in questi 38 giorni. Si ferma un istante, fa un respiro profondo, guarda i giornalisti, i fotografi, gli occhi del mondo sono su di lui. In sala parte l'applauso, ce l'ha fatta Fabrizio, in tuta da ginnastica, dimagrito, barba bianca, sorride. Scherza con il ministro della salute, Lorenzin, ringrazia tutti e dice che sì, ora ha bisogno di un po' di riposo, ma che in Sierra Leone tornerà presto. Io credo di avere necessità di qualche settimana di recupero per via del trofismo muscolare che è andato un po' perduto, quanto prima comunque. Ci sono stati anche momenti difficili, hanno raccontato i medici, e 2 settimane di blackout, di cui Fabrizio non ricorda nulla. Ho cercato di tenere la mente lucida, di cercare di analizzare in modo sistematico e scientifico ogni sintomo, ogni manifestazione clinica, cercandola di correlare all'evoluzione della malattia. Poi è andato tutto perduto perché non sono più stato cosciente. Sorride Fabrizio, ma a volte non è stato sicuro di farcela. Certo, che ho avuto paura. Sarebbe da folli, da incoscienti non avere paura davanti a Ebola. Grazie. Un ringraziamento anche al Centro Nazionale Sangue, col quale prevediamo di arrivare nei prossimi mesi a costruire, col sangue di Fabrizio e mandando una persona in Africa, a creare per il paese una raccolta centralizzata di plasma di convalescente che possa essere usata per altri pazienti. Senza le reti e senza questi contatti internazionali non si va avanti. Grazie a questo contratto, a questo fatto, che noi siamo riusciti ad andare avanti e ad essere oggi fieri di portare Fabrizio libero dal virus. Grazie. È vero che ci sono delle cose che vanno cambiate e migliorate, pensiamo alla situazione di alcune aree territoriali, a luoghi dove avvengono sperperi e sprechi, ma ricordiamoci anche quello che abbiamo, cioè uno dei servizi sanitari migliori al mondo, riconosciuto da tutte le organizzazioni internazionali come tale, un livello di ricerca scientifica e di professionalità dei medici e degli operatori sanitari tra i migliori, tant'è vero che i medici italiani poi sono richiesti ovunque, e soprattutto una cosa incredibile. Cioè in Italia si può essere curati chiunque di noi senza che debba mostrare la carta di credito, l'assicurazione o la carta d'identità per malattie anche costosissime su cui su ogni persona viene garantito il massimo di quello che è presente a livello mondiale. Questo è un tesoro che noi abbiamo, è un tesoro perché è un grande valore sia per le persone che per la nostra capacità scientifica, e questo tesoro lo dobbiamo preservare.